Ciao a tutti, io sono Nives e qui con me c'è sia Fabio che Rita. Ciao Nives! Ciao a tutti, siamo qui insieme perché questo è il secondo appuntamento di Messaggio nella Rete in collaborazione con Rita, appunto, della libreria Il Pianeta Arcobaleno di Spilamberto. Ci avrete già visto la settimana scorsa farle alcune domande, chiederle un po' del suo lavoro, della sua passione, ci ha presentato alcuni libri e questa sera e le chiediamo la stessa cosa, cioè hai qualche libro da presentarci, da consigliare a chi ci sta ascoltando? Sì, ho preparato alcuni libri. Vuoi Perfetto, allora. proprio ascoltare? Benissimo, grazie. Ok. Il primo libro si chiama Lo specchio delle emozioni. L'autrice e l'illustratrice sono Oriane Lalmond e Eleonore Tullier e la casa editrice è Giunti. Allora, questo libro è un libro che serve per imparare a riconoscere le emozioni in compagnia di Lupetto. Da una parte troviamo la spiegazione di un'emozione con la descrizione della situazione quotidiana che la provoca questa emozione. Sono tutte situazioni quotidiane in cui il bambino si può riconoscere facilmente. E di fianco invece è bello perché c'è uno specchio in cui il bambino si può divertire a fare le facce, le smorfie, imitare Lupetto e insomma provare ad esprimere le varie emozioni. E qui ci sono varie emozioni, sia positive che negative. È un libro che va bene per bambini dai 3 anni in su. Anche le pagine cartonate, quindi è molto anche agevole da girare le pagine per i bimbi piccoli. Perfetto, molto bello questo. Ricordiamo che anche l'altra volta Rita ci ha fatto vedere dei libri molto interessanti, molto creativi, quindi qualcosa di diverso dal solito. E anche questa proposta mi sembra molto, molto valida. Sì, molto interessante. Ho sempre il mostro, no? L'altra volta c'era il mostro sotto al letto. Cioè. Sì, il buio, esatto. E questo è molto bello perché c'è lo specchio e io posso anche davvero provare, no? L'emozione, la felicità, Sì. mi vedo quando sono felice. Bello, molto bello. Grazie Rita, ottima proposta. Adesso passo al prossimo che si chiama Attilio Riccetti, violinista. E questo è l'autrice, l'illustratrice, si chiama Carla Bronzino, è delle edizioni Edigio. Questa è una storia molto bella da leggere perché parla di un riccio che lui è diverso da tutti gli altri ricci perché invece di andare alla ricerca del cibo, lui si incanta a guardare le nubi, il cielo e ad ascoltare i rumori del bosco. Quindi questa sua particolare sensibilità, la diversità dagli altri, lo spinge ad andare in giro per il mondo, per cercare un posto o delle persone che lo facciano sentire utile, apprezzato per quello che è. E lui troverà queste cose solamente quando arriverà nel mondo degli uomini e scoprirà la musica. Così imparerà a suonare il violino. E quando tornerà a casa dalla sua famiglia, tutti gli animali del bosco che l'hanno sempre considerato matto, invece, rimarranno estasiati ad ascoltare la sua musica e l'ascolteranno tutte le sere prima di andare a dormire. Quindi anche questa è una storia molto bella e per bambini dai 4 anni in su. Molto bella, sì, anche questo è molto bello, no? La diversità, che la genialità. Assolutamente. Allora, questo libro qua si chiama Madeline e il cane che le insegnò ad amare i libri. L'autrice è Lisa Papp e delle edizioni Giunti. Anche questa è una storia molto bella perché parla di una bambina di nome Madeline che non ama per niente leggere. Lei non legge, non le piace leggere né libri né riviste, neanche il menù sul furgone dei gelati. Soprattutto quello che non le piace è dover leggere in classe
davanti alla maestra e ai compagni che ridono di lei quando sbaglia. E lei risolverà questo problema quando andrà in biblioteca e la bibliotecaria le proporrà di leggere vicino a un cane, leggere una storia a un cane, perché ci sono in biblioteca proprio dei cani che aiutano i bambini a leggere. Allora lei conoscerà Bonnie, questo grande cane bianco, e quando gli leggerà una storia rimane stupita perché il cane non ride di lei quando sbaglia, ma anzi si lascia accarezzare, la incoraggia ad andare avanti. E quindi pian piano prende coraggio e prova e riprova a leggere finché non riesce a leggere bene. Quindi questa amicizia con il cane, questo bel rapporto, l'aiuta poi a risolvere il problema anche a scuola, che sarà più sicura di sé e poi inizierà ad amare la lettura. Perché la sua era più una paura, era il dover superare una difficoltà. In realtà scopre che leggere le piace molto. Fantastico anche questo, sì. Veramente bellissimo, proprio bello e credo adatto a tutti i futuri lettori, no? Bambini che magari hanno la stessa difficoltà, che sembra un ostacolo insormontabile, poi in realtà diventa una grande passione. Molto bello questo. Secondo me ci vorrebbe anche il cane per gli adulti, perché visto che i bambini ci vorrebbe il San Bernardo anche per gli adulti, no? Che... Concordo. Che ti fa venire la voglia di leggere. Bellissimo anche questo, molto bello, sì, anche come idea. Va bene per i bambini dai 5 anni in su questo. Perfetto. Okay. Passo al prossimo. Sì. Questo libro qua è un diario. Si chiama Diario riservato farfalle in volo. È un diario che va bene per le ragazzine e ne accompagna nel passaggio tra l'infanzia e l'adolescenza. È molto bello perché si può anche personalizzare, qui c'è lo spazio per scrivere il nome e poi c'è lo spazio anche per attaccare la propria foto, che l'attacchi qua e si vede in copertina. E poi questo è un libro delle edizioni del Baldo, è molto bello perché oltre a lasciare tanto spazio libero per scrivere oggi come mi sento, e poi c'è una pagina vuota su cui scrivere le proprie emozioni, le proprie giornate. Oltre a questo ci sono anche tanti spazi in cui la ragazzina può presentarsi, parlare dei suoi interessi, i suoi hobby, i suoi amici. E poi ci sono dei consigli, ad esempio su come vestirsi, degli esercizi per fare ginnastica o sul taglio di capelli più adatto al colore alla forma del viso, eccetera. E ci sono tante cose carine adatte per le ragazzine di questa età, insomma. Molto carino. Molto bello, sì. Anche questo è molto carino. Sì, anche come regalo, no? È un'ottima idea. Sì, e l'avevamo anche proposto, no? Mi sembra qualche settimana fa. L'avevamo proposto per tutti, ma avevamo detto sì, ai ragazzi magari di scrivere anche qualche pensiero, no? Questa è un'ottima soluzione anche per andare a pensare, esatto, un po' come mi sento. Assolutamente. A scuola, voglio dire. Da domani sono tutti disoccupati, da lunedì sono tutti disoccupati gli studenti. Quindi quale idea migliore che scrivere e tenere un diario, quindi annotare le proprie emozioni e, apro e chiudo parentesi, domandarsi ogni giorno come sto, quindi che cosa sta succedendo. Questa davvero è un'ottima idea, quindi grazie Rita, bellissimo, ottima proposta. Passo all'ultimo libro, questo libro qua si chiama Un amico all'improvviso di Simone Muratori, è delle edizioni Tomolo. Questo libro parla del bullismo ed è la storia di un bambino che si chiama Simone, che è tormentato da un bullo soprannominato Ringhio, e questo bambino ha un amico immaginario di nome Spike.
questo amico immaginario, che rappresenta proprio la voce della sua coscienza, lo spinge anche a considerare un bullo come un ragazzo che spesso è trascurato dalla famiglia, è maltrattato o ha problemi particolari, che gli manca qualcosa, gli è mancato l'amore a livello familiare, quindi lo sfoga sugli altri, sfoga la propria insicurezza, la propria frustrazione sugli altri. E questo amico immaginario sempre gli suggerisce di trattare questo bullo come una persona buona, perché dice che se lo tratti come una persona buona, un po' alla volta può essere che lo diventerà. Infatti lo spinge a rispondere all'aggressività con la gentilezza. Ad esempio, in una situazione in cui questo bullo gli chiede la merenda con prepotenza, e quando lui gli offre metà della merenda in modo gentile, da amico quasi, questo bullo in quel momento lì rimane spiazzato. E in pratica è riuscito in quel momento a placare la sua aggressività. E quindi quello che mi ha colpito di questa storia è questo modo di considerare il bullismo. Ed è un libro per ragazzi, ma è molto bello anche per adulti. L'ho letto anch'io e mi è piaciuto veramente tanto. Bellissimo anche questo. Fantastico, veramente. Soprattutto tiene in considerazione uno degli argomenti che sono un po' alla ribalta in questi giorni, no? Che è la gentilezza. Esatto. È un altro di quei modi, no? di entrare in relazione con gli altri, che credo possa davvero fare miracoli e soprattutto far star bene anche la persona. Sì, perché la gentilezza aiuta tanto, no? Insieme alla gratitudine. A sentirsi bene, a stare bene, a stare in salute, no? A vedere il mondo non da un punto di vista di prevaricazione, ma comunque di condivisione. Secondo me è davvero molto bello anche questo, sì. Esatto, veramente. Grazie perché hai fatto una selezione davvero interessante, molto bella. Sì, sono delle proposte davvero belle e diverse dal solito, perché non si tratta dei soliti libri, ma di libri che vanno a toccare delle tematiche anche molto importanti e credo attualissime, no? E questa del bullismo e ovviamente in un modo diverso, quindi la gentilezza. Fantastico, Rita. Io anche a nome di Fabio credo di doverti dire un grande grazie. È vero, grazie Rita, perché sono... Non è dato nulla per scontato, no? Quindi assolutamente. Tutte proposte, finora ce ne hai proposti 10, ma ognuno di questi ha un grande senso. Sì. Beh, grazie a voi che mi date l'opportunità di farli conoscere. Ah, è importante che le persone li conoscano al di là, sì, dell'aspetto commerciale, che è sempre importante, no? Però è importante, certo, che sappiano, perché quando le persone non sanno, poi magari stanno cercando cose di questo tipo. E qui è un'occasione, sì, anche per dire, ma guarda, esiste davvero e mi può interessare. Sì, esatto. Tu poi glieli porti anche a casa se vogliono, no? Sempre per i pigri, no? Quelli che abitano a Savignano, che a Filamberto non ci vanno, magari tu fai anche questo servizio, hai detto l'altra volta. Sono sempre disponibile, anche per le consegne a domicilio. Benissimo. Fantastico. E, Rita, prima di salutarci, puoi lasciare il tuo contatto, così chi ci sta ascoltando magari si è perso la puntata della settimana scorsa, che consigliamo assolutamente di andare a vedere, però puoi darci un contatto, un riferimento, così magari ti possono scrivere o telefonare? Sì, vi lascio il numero di telefono 328-3894-338. E questo anche per WhatsApp, va bene. E poi l'email ilpianetaarcobaleno@gmail.com. Perfetto. Bene, detto questo, di nuovo grazie Rita per la tua collaborazione, per questi consigli di lettura preziosissimi che ci hai dato. Io ti saluto e ti ringrazio e non vedo l'ora di sentire i consigli della prossima settimana. Grazie mille a voi. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti, grazie.